bella a tutti i gentili di questo nuovo video di Cord. Sono ancora oggi da solo perché è successo un bel problema a Shadremin. Intanto mi sto connettendo nel server, il cui seed è 4316, solito unico server con solito personaggio. E vabbè, questo video lo vedrete quando lo vedrete entro il 10 di luglio. Logicamente però io non userò internet a meno che non esca fuori una cosa che non si potrebbe fare dove che vado. Poi non capisco il motivo del perché qua è notte. Ah, ok, mi sembra la torcia. E cosa dirvi? Sono le 2 di notte. Ah, ecco, il motivo è perché avevo il server aperto ora prima. Comunque ho fatto uno scettro strano con legno, off camera, come avevo detto che facevo. Adesso ve lo mostro. Aspettate un secondo, eccolo qui. Power 14, 10.5 di danno adatte. Poi questo scettro qui lo useremo per fare una cosa quando saremo saliti abbastanza livelli, ecco. Però naturalmente vi voglio parlare un po' della situazione di Shadrum, vedete perché non c'è in questo episodio. Il motivo, raga, è molto semplice. Prima vedeva delle strane macchie sul desktop, poi si sono sempre ingigantiti sempre di più ogni volta che apriva i giochi. Questo gli ha fatto veramente preoccupare, e alla fine di tutto ciò, pensavo fosse la temperatura. E anche io pensavo fosse quello, però non avendo sotto mano il suo computer non potevo vedere con i miei occhi quello che poteva essere, appunto. E si è scoperto che la causa era, indovinato un po', qualcosa di veramente poco piacevole e di molto costoso da riparare, cioè la scheda grafica. Infatti, ragazzi, mi ricordavo che il suo PC una volta andava meglio del mio come giochi, mentre adesso fa schifo che la scheda grafica si è rotta, no? Quindi, beh, non ci può essere per parecchi video, dipende se riesce a risolvere appunto la questione. Non so che dirvi, vabbè, cerchiamo di fare un po' video da soli, poi vedremo, ecco. Bene, ritornando a noi, guardando i video di un altro utente, ho scoperto che ci dovrebbe essere una torre in ogni villaggio. In quasi tutti, sì, è quella là. E lì possiamo adattare le armi. Cioè, per esempio, vedete questa qui, che sta qui. È Power 10, però non adapted come questa. Quindi appena saremo già un po' più alti di livello 10, l'adotterò. In questo modo diventerà più forte l'arma, ecco. Diventerà un Power 24, Power 40, ecco. Poi il mio pet non so mai, non so perché non appare mai, ecco. E ogni volta che lo faccio apparire perde i livelli. Boh, non so il motivo, quindi boh, GG. Adesso andiamo parecchio lontano, troviamo questa lampada. Beh, può essere anche utile, però vabbè, la togliamo. Qui è pieno di ambaradam. Lì ci sono i Teromi Mountain. Vediamo qui se troviamo qualche uno, che questo gioco qui è veramente un gioco strano. Oh, scelto è piuttosto strano. Sono anche morto, lol. Dov'ero però non lo so. Ah sì, giusto, volevo andare a raccogliere del legno appunto per potenziarmi questo scelto. Il problema è che adesso devo provare a fare un test. Funziona, lol. GG. Funziona l'intera barra, ecco. Quindi si può usare anche per sparare tipo là. Beh, quello che vedo sì. Il bello che non mi piace questo gioco è che, diciamo, non in questa versione che ho io, cui ho fatto anche il tutorial, non si può aggiornare, cioè rimane sempre ad alfa. È una cosa veramente dispiacevole. Mi dispiace un po', visto che ho scoperto che è già uscita anche una nuova versione. Sì, in quella nuova versione ci sono varie modifiche, correzioni di bug e cose che andrebbero fatte anche per evitare i lag e cose di questo tipo, ecco. Si può anche scegliere il limite degli FPS e cose di questo genere, ecco. Cose veramente utili che andrebbero, che sarebbero piuttosto utili, ecco. Ci sono i bomber, che non vanno mai attaccati, se no ciao. Almeno finché non saremo in un livello piuttosto elevato. Qui mentre andiamo alla ricerca di Bush, ci chiamo poi di nuovo. Aiuto, qua si è trasportato.
console, più di esperienza. Lì. Scusate un attimo, ci sono anche due fly. Questa fly qua si può anche domesticare, vedi. Ok, super attacco water salvo. Ho dato un bel po' di esperienza. Boh, vedi, sto scelta particolare. Altri tre di esperienza. Quello lì cos'è? Ah, sono le piante. Ma sempre piena di bufali, raga. Vabbè. Questo cos'è? Un gatto. Porca lusa. Water salvo, vai. Un altro di esperienza. Vabbè, sono sempre. Anche se uno solo è importante, direi. Oh, poi vabbè, lo vedremo. Ok, il nostro carico bush. Però ci dà solamente un wood log alla volta. E questo non è alquanto buono, ecco. Vabbè. Qui ci sono streghe, se sono cattive siamo finiti. Ok, sono buone. Le streghe, come tutti voi sapete, sono imbattibili. Quindi, qui c'è un campfire. No, sono. Ah, ho sbagliato. Vabbè. Andiamo qua. R. Facciamoci questi melon shooter qui, lol. Un po' di pumpkin. Così va bene. Un po' di ginseng non fa mai male. E anche di mushroom e di quelle robe lì. Credo che un pollo. Wow. Oh, io uccido, lol. Ok, pollo KO. Qua ce n'è un altro. Vai. Pollo, uccidilo, lol. Bene. Il gatto che non riesce a uccidere un pollo, vabbè, strane cose queste. Comunque. Beh, oh, siamo sempre da soli, quindi, va. Io vorrei capire anche come ci si arrotola. Chiamo F Live, T col pet, E pick up, R. Così no. Allora, Q4 usability, ok. CTR arrampica. Faccio con shift. Ah, con shift si cammina allora. Ok. Ci ha rilasciato una Gliteswood, un'armatura di rogue e una Gliteswood del guerriero. Buono. Comunque, dove eravamo rimasti? Con M la world map, inventario, V, togli le HP. Return chat. Oh. Boh, raga, non lo so. Ah, GG. GG. Ma va a cagare, raga. Bisogna prendere il tasto del mouse per lì centrale. Ah, fammi proprio. Solo che non me lo fa in volo, orca vacca. Vabbè. Guardate qua. Cioè, io che sclero 5 episodi per capire come fare alla fine. Eccola qui la soluzione, lol. Aiuto, raga. Fambrodo, sono morto. Allora, dov'è rimasto il pet? Facciamo T col pet, ok. Sta recuperando la vita. E lì c'è un animale in su, chiamato Nyobol. Fambrodo. Ma non riesco ad acchiappare, orca vacca. Ok,
ce l'abbiamo fatta. Scusate se non parlo, però sto concentrando. Ok, dai, 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 uccidiamo pure questo. Poi vabbè, non credo che il legno basti, perché vabbè. Però andiamo a prendere un bel po', magari continuerò anche off camera. E beh, sicuramente questa parte di video sta velocizzata, perché altrimenti troppo mucho noioso, ecco. Ok, un gatto bianco. Wow, lol, il gatto bianco assurdo. Vabbè, comunque, gatto bianco forever. Caverna. Sicuramente quando c'è una caverna e non si trova l'ambaratratico, o perché si è già stati, oppure perché è da tutt'altra parte, cioè di qua ce n'è un'altra. Infatti è così. E poi non c'è un cavolo. Fambrodo. Vabbè. Lì c'è anche un mob. E forse qui ci sono delle caverne, poi. Facciamo stare il mob. Allora, qui non c'è un cavolo. GG. Fa piuttosto luce sta lampada, lo continuerò a dire sempre. Lo... Bene. C'è un cavallo e un insect guard. Sono molto forti gli insect guard. Vabbè, comunque, uccidiamo più grossi. Però avete capito, sono cavalli. Uccidiamo un altro. Ok, vai, 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 vai. Altri 3 di esperienza. Non vorrei rischiare, ecco. Ok, altri 4. Cosa ho visto qua? Un coming. No, cavolo sto a dire. Beh, contro una bestia, allora. Bene. Di esperienza, poi ho visto qualche roba qui. Oltre al fatto, vabbè, quell'insect guarda, li lasciamo stare per qualche secondo, perché ovviamente non posso andare contro di loro, se no crepo. Comunque avevo visto un corvo che dovrebbe essere sparito, in teoria. Teorando dovrebbe essere sparito. E qua c'è un gufo. Il gufo è domesticabile, però non mi si apre. Mi si apre nessun menu. Cioè, non mi si apre più l'inventario, sono motivo che li uccideremo. Allora. Beh, credo mi sia tipo bloccato perché. Boh, mi si apre. Non mi toglie neanche la lampada. Non va neanche la mappa. Ora andremo là a vedere cosa c'è. Beh, questo credo sia un bug dopo appena chiudo il gioco. Oh, che bug, no? Secondo me si è ripreso, lol. Non per dire altro, no. Credo si sia ripreso, secondo me stava laggando. Vabbè. Non so di combattere, troppo. Aiuto! Raga, problem. C'è un problem, lol. C'è un problem. Ok, si è ripreso il gioco, lol. Left Towers, non so cosa sia. Lo stesso mini protrack, non si capiva più niente. Vabbè, comunque. Quello non so cosa sia, GG. Boh. Ci sono altri mob qua, lol. Quello non so che fine abbia fatto. Silver Deposit, che chiudo. Stati molto fortunati, abbiamo anche trovato dei pistelli. Muori. Ok. Iron. Ok, Silver è un po' più raro dell'iron, però vengo stesso. Ok.
Ok, qui c'è del casino assurdo. Ma va bene pure quello, lol. Lì c'è qualcosa di ambiguo. E di piuttosto strano, oltre a un bat. Quello è logico, lol. C'è sempre il bat, lol. Il bat c'è sempre. Porca lusa. Va bene. Andiamo. Andiamo su, vediamo di tornare dove di prima. Qui se c'è il un bato, vedi che c'è una caverna. Quindi, buona. Water salvo e un altro salvato. E infatti qui c'è un mega. Va bene, dopo aver esplorato queste mini caverne. Mini caverne, un cavolo. Vabbè, comunque, lol. Qui c'è un altro forming. Batterino uso quasi scarico, ok, lol. Da mega laggata, non quando carico tutta sfida si lagga tutto. Delle scarpe per warrior, del chocolate bar, che serve per qualche strano animale, non so, non mi ricordo quale, poi guarderò nella wiki. Porca luga. Aiuto. Aiuto! Là ci sono anche dei. Sì, 7 di esperienza. E dei Left Towers Power 2. Questi raga non so cosa siano. Però c'hanno le stelline, quindi sono rari. Quindi no. Sono due stelline di rarità. Poi c'è un robo. Qua c'è. Cioè, però sì, il frogman. Vabbè. Mi uccidono i passanti. Quindi non è colpa mia. Vabbè, lasciamo stare le sue preferenze. Andiamo avanti. Beh, poi non è che abbiamo concluso tanto, come ogni episodio abbiamo combattuto un po' per salire il livello. Abbiamo trovato. Dio, ho trovato un tempo, vai. E lì c'è un ogre. Ah, ma si è attaccato. Stavo rischiando. Vediamo, qui ci dovrebbe essere dell'insetto guarda di prima. Non siamo ancora saliti di livello, neanche il pet è salito di livello, però GG. Sempre se ci sono ancora. Vediamo adesso se ci sono. Comunque qui c'è il bush. Che è la causa di un'altra missione, però noi abbiamo fatto tutt'altro. Bene, rieccoci qua delle insect guard. Porca vacca. Eccola qua la nostra insect guard, bam. Power 55. Me lo raccolgo subito prima di morire. Cosa abbiamo trovato qui? Uno scettro power 55 per il mago, 25 di attacco. Ragazzi, qui è bello potente. Mettiamolo qui. Tutti gli scelte li mettiamo qui, direi. Quelli ultra a sinistra, ok. Direi che abbiamo affrontato il nemico giusto. Dai, capo, ci recuperiamo la vita. Così pure il mosso da recuperare vita. Doppione, va, non so voglia, allora. Ok, un'altra insect guard a recalcagna. Vai. Altri 10 di esperienza, ragazzi. Qui si sta pensando alla grande di un'altra persona. Vabbè che così so che mi sto sprecando, però GG. Qui ci sono goblin. Direi di esagerare gli altri goblin. Visto che adesso non so di combattere da solo, me la porto qua. Sì, però col pet, vai, pet, vieni qua. Bene. Questo era il mio obiettivo, così mi avete un po' aiutato, direi. E anche quelli hanno allungato perché abbiamo visto i duplici attacchi.
Bene, dove siamo giunti? Siamo giunti quasi alla fine del video. Abbiamo combinato scettri e cavolate varie, però non abbiamo neanche ancora finito perché ci manca veramente poco, ma questo poco potrebbe essere anche veramente tanto tempo prima di raggiungere il livello 5. Beh, entro la fine di questo livello, come potremmo fare? Credo che potremmo volare appena salgo di livello, no? Pensate a buttarsi da là sopra? Solo che il TUS speciale costerà un casino di soldi, cioè 10 sim, e noi non li abbiamo. Porca lusa. Quindi dobbiamo guadagnare più oggetti possibili e anche venderli. Quindi ragazzi, io vi saluto. Salirò a livello, mi potenzierò la skill da qui, per poter appunto volare. Quindi vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi, commentate. Ok, lasciate un bel like e al prossimo video. Ciao ciao!